Il piano nazionale prevenzione vaccinale è un piano triennale che prevede appunto alcuni vaccini inseriti e che possono essere attivati dalle regioni italiane. Di questo argomento e della vaccinazione dell'adulto ne parliamo con il dottor Aurelio Sessa in occasione della 34esima edizione del congresso della SIMG. Allora dottore, c'è stata proprio una sessione ieri dedicata, una giornata dedicata al piano prevenzione vaccinale. Per quanto focalizziamoci allo pneumococco, cosa ci dice il piano vaccinale? Il piano vaccinale nazionale prevede un calendario di vaccinazioni rivolta alla popolazione, sia alla popolazione giovane, quindi ai neonati, sia anche alla popolazione adulta. E diciamo il focus di ieri sulla sessione dei vaccini era proprio rivolta a questo, all'adulto. In particolare abbiamo evidenziato la vaccinazione contro lo pneumococco, perché ormai, oltre al fatto di essere presente nel piano nazionale vaccini, in molte regioni d'Italia è partita la campagna di promozione alla vaccinazione contro lo pneumococco nei confronti degli adulti, e in particolare, come ad esempio è successo in Lombardia, di cominciare a vaccinare le coorti di persone nate nel 1952, quindi quelle che compiono i 65 anni. Ogni anno questa coorte di 65 anni verrà sottoposta e verrà invitata a sottoporsi alla vaccinazione antipneumococcica, che ricordiamo essere una vaccinazione molto importante, non solo per prevenire la polmonite da pneumococco, ma anche per prevenire la meningite da pneumococco. Quindi tutte le malattie invasive da pneumococco possono essere prevenute dal vaccino. E chi sono? Ma un solo tipo di vaccino verso il pneumococco? Abbiamo a disposizione due tipi di vaccini antipneumococcico. Abbiamo il vaccino coniugato e il vaccino polisaccaridico. Queste due vaccinazioni hanno una diversa valenza, nel senso che il primo vaccino, che come quello coniugato 13 valente, che copre 13 sierotipi di pneumococco, è uguale a quello che viene proposto anche ai bambini, quindi anche ai neonati. Ha una importante capacità di proteggere dalla polmonite provocata da questi sierotipi, e poi abbiamo a disposizione anche un vaccino 23 valente, che è un vaccino polisaccaridico, il quale può essere invece somministrato in maniera sequenziale, quindi dopo circa un anno, dall'altro vaccino coniugato 13 valente. Ricordiamo che i ceppi, i sierotipi del pneumococco circolanti che sono stati identificati e possibili causa appunto di malattia invasiva polmonare sono circa una novantina. Quindi il fatto di avere a disposizione questi due vaccini permettono di coprire circa il 50% dei ceppi circolanti. Questi due vaccini non possono essere fatti insieme, ma devono essere fatti in maniera, come si dice, sequenziale, quindi di solito a distanza di almeno un anno uno dall'altro. L'occasione, come è stata adesso, della vaccinazione antinfluenzale in queste coorti di persone dal 65enne, è anche l'occasione per proporre, e direi che la risposta è stata buona, è stata ben accetta da parte dei pazienti, spiegando anche quali sono i motivi che questo vaccino viene proposto nel prevenire malattie così importanti. Quindi direi che, per esempio, quindi diremo pazienti ultra 65 anni. Sopra i 65 anni può essere fatta a tutti i soggetti sopra i 65 anni e portatori di patologie croniche, ma questa offerta vaccinale che alcune regioni hanno proposto era stato proprio per cogliere i nuovi 65 anni, affinché ogni anno questa coorte dei 65 anni venga sottoposta, e quindi nel tempo andare a coprire buona parte della popolazione, quindi da qui a 10-15 anni coprire tutte quelle persone che adesso noi dovremmo andare a ricercare
e proporre una vaccinazione antipneumococcica per chi è portatore di patologie croniche, come ad esempio quelle respiratorie, quelle metaboliche, quelle cardiache, perché anche in questo caso sono le persone che sono più a rischio nel manifestare patologie di questo tipo.